Buongiorno, oggi vi faremo vedere come fare la focaccia genovese. Allora, ci servirà 1 kg di farina, 650 g di acqua, 30 g di lievito fresco, quello di birra, 15 g di sale e 60 g di olio. Allora, io qua ho già pesato la farina con il sale e la vado a buttare nel nostro robottino. Poi aggiungo il lievito e lo zucchero. Iniziamo. E poi metterò acqua e olio. Ok. E facciamo impastare. Ok. Iniziamo piano. E aumentiamo leggermente la velocità. Se man mano poi vediamo che l'impasto sarà troppo mollo, basterà aggiungere farina, o se troppo duro aggiungiamo un po' di acqua. Adesso lo vediamo subito. Ecco, il nostro impasto adesso è pronto, vedete che tutti gli ingredienti si sono amalgamati. Ora lo togliamo. Ah, mi ero dimenticata di dirvi la farina, di utilizzare la farina forte, quindi utilizziamo una manitoba. E la dose per 1 kg è per una teglia di 60x40. Ok, adesso qui la mia è più di 1 kg. Adesso facciamo così. Andrò a pesare 1 kg di focaccia. Se riesco. Ok. Ecco, per fare la focaccia bella morbida e spugnosa, mettiamo, come ho fatto io, un po' di olio di semi sulla teglia, senza mettere la carta da forno, perché poi andremo a cuocerla a temperatura alta e rischiamo che la carta ci si bruci. Con l'olio invece resterà bella croccante. Ecco. Questa è. Ok. E facciamo, mettiamo la nostra pallina al centro della teglia e la lasciamo lievitare per circa un'oretta. Ok, adesso è passata un'ora, vedete la nostra focaccia com'è lievitata e andiamo a stenderla con le dita. Ecco, mi ero dimenticata prima di dirvi che quando mettiamo la palla di pasta a riposare, la spennelliamo con l'olio per far sì che non si secchi la pasta sopra. Ok, vedete come si allarga bene con le dita? Così. Adesso, che è tutta bella larga, perfetto. Ok, il segreto per far restare la genovese bella morbida è preparare un composto di acqua e olio di semi, vedete? Emulsionato. Io qua ho fatto per una teglia 40x60, la dose è 80 g di acqua e 80 g di olio. Lo emulsioniamo e ce lo stendiamo sopra così, vedete? Senza paura. Così. Ok, così ce la farà restare bella morbida. Se la vogliamo fare semplice, la boccherelliamo già con le dita così. Oppure possiamo farle farcite come abbiamo fatto per le pizzette quelle piccoline. Stesso procedimento con zucchine, chilo condite olio e sale, pomodorini conditi sempre con olio e sale e patate che le ho condite con olio, sale e del rosmarino. Ce le mettiamo sopra adesso. E poi le mettiamo di nuovo a lievitare per un'altra 45 minuti, un'oretta, dipende dalla temperatura che abbiamo in casa. Vedete, ce le mettiamo su subito, così. E poi quando la focaccia lieviterà, i nostri pomodorini resteranno incastonati dentro. Adesso ci vediamo quando la focaccia ha lievitato. Ecco, ora è passata circa un'oretta. Vedete come ha lievitato bene la nostra focaccia. Su questa qua semplice bianca ci mettiamo un po' di sale fino, così, e del rosmarino. Io ho questo qua secco, ma se ce l'avete a casa nel vostro orto, nella vostra siepe, potete mettere il rosmarino fresco che gli darà un ulteriore profumo. L'importante adesso che è lievitata è non toccarla, non schiacciarla, la andiamo a infornare direttamente così a 200 30 gradi circa per 5-6 minuti. Ok,
Vedete anche quello alle patate, abbiamo fatto, inforniamo, poi mettiamo zucchine e pomodorini, ecco, e poi abbiamo quella alle olive, vedete com'è bella? Io non ve l'ho fatta vedere, comunque io l'ho fatta anche rotonde. Ho fatto lo stesso procedimento, la pallina pesava circa 130 grammi e le ho schiacciate già in principio perché queste qua le ho lasciate bianche. Le andremo sempre a infornare a 230 gradi per un massimo 5 minuti. Adesso ci vediamo quando le sforniamo. Ok, adesso vedete, possiamo essere le nostre focacce sfornate. Sono rimaste tutte belle morbide. Possiamo usarle come vogliamo, possiamo mangiarle così oppure farle a quadratini per i buffet. Vedete, queste qua sono quelle rotonde. E se vogliamo sopra possiamo spennellare con un po' di olio in modo da farle rendere più lucide. Questa era la nostra focaccia alla genovese. Ci vediamo al prossimo video con la prossima ricetta.